Innanzitutto un grazie a tutti voi, un grazie innanzitutto al Ministro Pinotti, al Presidente Manciulli, al Generale Graziano e al Presidente Casini che ci sta per raggiungere. Oggi abbiamo ritenuto di parlare di Afghanistan, con il quale ho personalmente un rapporto personale e particolare. Sono stato 5 volte in Afghanistan, sia da Ministro che successivamente, e come dire, mi sono innamorato di questo paese e mi sono innamorato anche degli italiani che hanno lavorato in questo paese. Siccome queste emozioni, come dire, è difficile trasferirle con le parole, ho immaginato di trasferirvi un'emozione che abbiamo vissuto direttamente in quel paese con delle immagini. E prego la regia di iniziare con la prima immagine. È un'immagine che è stata raccolta in provincia di Farah, cioè nel sud, a sud di Herat, dove erano in corso anche combattimenti, i talebani erano presenti nella provincia di Farah. Purtroppo oggi forse lo sono un pochino di più, generale Graziano. E nella provincia di Farah siamo andati con i lagunari in un villaggio, in questo straordinario scenario, in questi villaggi dove manca tutto, manca l'acqua, manca la corrente, e dove è difficile distinguere gli amici dai non amici. Tant'è vero che i lagunari hanno pensato bene di chiedere ai membri del villaggio, agli elder, di riunirsi, di raggrupparsi in un unico posto in attesa che noi facessimo e loro facessero una verifica di come fosse messo questo villaggio. Ma improvvisamente da questo gruppo di abitanti, di cittadini di questo villaggio, si stacca una bambina. È sola, perché nessuno la può andare a riprendere, perché gli abitanti del villaggio erano tenuti, non dico sotto la minaccia delle armi, ma comunque chiusi in un luogo dove non si potevano muovere, dal quale non si potevano muovere. Questa bambina si allontana, è sola, è piccola, ma in questo scenario straordinario c'è un lince e c'è un'ombra. C'è un'ombra di un soldato italiano, pregherei quel signore di togliere la testa dal... Grazie. C'è due ombre. C'è un soldato che guarda e dice cosa posso fare, ma grazie al cielo c'è un'altra ombra che si avvicina, è un altro soldato italiano. Si guardano, non si conoscono, non c'è immediatamente un clima di fiducia e di conoscenza ovviamente, la bambina è piccola e lui non sa bene cosa fare. Ma dopo pochi istanti si crea un rapporto, la bambina viene presa per mano e riportata dai suoi genitori. Ecco, questa ve l'ho voluta raccontare, è quella che io chiamo, grazie, potete accendere le luci. È una storia moderna, è una storia vissuta, è una storia di un posto straordinario con degli abitanti di un paese che è un po' la cerniera fra est e ovest, fra sud e nord del mondo, fra il mondo islamico e il mondo indiano. Un paese nel quale noi abbiamo dato il meglio di noi stessi. Siamo stati presenti per tanti anni con la missione ISAF, abbiamo fatto la guerra, perché è inutile che siamo ipocriti su questi argomenti, abbiamo perso 54 ragazzi, 30 dei quali li abbiamo persi in azioni di combattimento, ma abbiamo fatto anche quello che gli italiani sanno fare, in particolar modo, cioè stabilire un rapporto anche con gli abitanti, con i cittadini, con gli anziani dei villaggi, con i capi villaggio, con i capi tribù. È un paese complicato, etnicamente, religiosamente. Cioè sono gli Pashtun, ci sono gli Azara, ci sono gli Uzbeki, ci sono i Tagiki. Quindi è un paese tendenzialmente inventato dalle cancellerie occidentali. Ma un paese con una identità nazionale straordinaria, tant'è vero che quando la Unione Sovietica si permise nel 79 di invaderlo, qualcuno disse allora che l'Afghanistan fu il Vietnam dell'Unione Sovietica, tanto che forse anche grazie a quella sciagurata guerra, forse l'Unione Sovietica poi non è più stata quello che poi era stata per decenni. Ma gli italiani in Afghanistan non si sono chiusi nei compound, perché in fondo, essendo stato tante volte, abbiamo notato come gli italiani si siano dimostrati diversi dagli altri contingenti. Abbiamo visto i contingenti americani. Ascendante c'era un contingente americano, chiuso nel compound, nessuno usciva. Noi col generale Masiello, con tanti amici che vedo in questa sala, siamo andati nei villaggi, abbiamo cercato di capire quali fossero le necessità, e sono necessità
basilari, acqua e luce. Acqua e luce. Ci sono delle città, Herat, Kabul e le altre che non cito, ma ci sono migliaia e migliaia di villaggi dove c'è un capovillaggio. Ogni capovillaggio fa riferimento a un'etnia, ogni etnia fa probabilmente riferimento a un capotribù, ma quel capotribù è anche un warlord, un signore della guerra, che partecipa alla politica di quel paese. E ricorderò sempre un pranzo con Ismail Khan a Herat, un signore che nel 79, vi cito solo questo episodio, quando l'Unione Sovietica mandava dei consiglieri al governo comunista afghano di allora, siccome lui voleva liberare il paese, con molta tranquillità ci raccontò che in una notte riuscì a sgozzare 400 consiglieri militari russi con relative famiglie, mogli e bambini. Ovviamente i russi non la presero molto bene, invasero dal nord al Turkmenistan quel pezzo di Afghanistan, assediarono Herat e fecero nell'assedio 28.000 morti. Cioè, queste sono le storie di quel paese. Ma Ismail Khan rimane anche dopo questa avventura, questa sua partecipazione. Vedo qua l'ambasciatore Mancini che ci ha accompagnato in questo viaggio, vanta per se stesso la possibilità di essere ancora protagonista di questo paese. Può avere sì per loro, per noi, le mani sporche e lorde di sangue, ma lui ci disse in quel pranzo: io sto a vedere, vediamo come andrà a finire, vediamo se questo governo sarà in grado di imporre l'autorità centrale, ma io ho pronte 30.000 persone che oggi sono lì, congelate, ma se ci fosse bisogno possono tornare a fare quello che hanno sempre fatto a favore di quel signore della guerra. Quindi un paese straordinario, con differenze e con capacità nostra, della cultura che ci appartiene, Ministro, perché veramente lì abbiamo cercato di capire, cioè i nostri militari, i generali, coloro che hanno comandato l'unità, hanno fatto la guerra, hanno aiutato le popolazioni, ma hanno cercato di capire il paese. Forse l'unico difetto che avevamo è che ogni 6 mesi ne parlavamo, cambiavamo il comandante, quindi dopo 6 mesi finalmente uno entrava nella conoscenza autentica, nell'esperienza autentica del paese ed era obbligato ad andare via, a dare il cambio, un altro comandante che avrebbe dovuto rifare e apprendere quello che c'era da apprendere. Non voglio tediarvi perché i tempi di oggi, non l'ho detto in esordio, sono precisi, alle 12:05 chiudiamo il convegno, il Ministro, a cui adesso darò la parola, ci deve lasciare prima della conclusione, il generale Graziano che concluderà la mattinata a un appuntamento alle 12:15, un po' lontano da qua ma non lontanissimo. Perché, e concludo, abbiamo voluto oggi fare questo convegno? Perché in Italia la politica internazionale è sempre stata ampiamente sottovalutata. Eravamo abituati ad appartenere all'Alleanza Atlantica, eravamo abituati ad appartenere alla Comunità Europea, non c'era bisogno che avessimo una politica internazionale, una politica estera. E nella cartella che vi abbiamo dato ho voluto ricordare quello che diceva Henry Kissinger nelle sue memorie, un libro da leggere, un libro che molto ponderoso, che dedica pochissime pagine, pochissimi passaggi all'Italia. E uno dei pochi passaggi che ci dedica, dice Kissinger, i ministri italiani si comportavano come se la loro cosmica saggezza li dissuadesse dal pretendere che il loro punto di vista sugli affari internazionali influenzasse gli avvenimenti in modo sostanziale. Una maniera molto complicata, anche un po' democristiana, di dire gli italiani non sono minimamente interessati alla politica estera, a pretendere per se stessi di essere protagonisti nella politica estera. Io penso che invece dobbiamo superare questo gap, dobbiamo fare in modo che anche nel nostro paese ci sia interesse per la politica estera e per la politica di sicurezza. Perché, guardate, fate una verifica. Chi si ricorda che sono morti 54 straordinari ragazzi italiani in Afghanistan? Chi si ricorda che abbiamo avuto 250 feriti? Fatti 100 gli italiani cui potete chiederlo, ce ne sarà forse uno che se lo ricorda. E siccome è stata un'esperienza straordinaria, di sangue, di tributo straordinario dei nostri ragazzi, non vedo perché noi non dobbiamo ricordarlo a noi stessi innanzitutto e a coloro che ci ascoltano. Grazie. Do la parola al Ministro Pinotti, se vuoi stare lì oppure vieni qua, come vuoi. Preferisco di in piedi. Perfetto, la vecchia abitudine parlamentare. Buongiorno, grazie soprattutto all'onorevole Paolo Romani, al senatore Paolo Romani, perché penso che occasioni come queste siano occasioni importanti. Ha ragione, i temi di politica estera, di politica di sicurezza, non sono
adeguatamente al centro dell'agenda in generale dell'Italia. Basta leggere tutte le mattine i giornali italiani e i giornali stranieri per vedere la differenza di pagine dedicate ai temi della politica internazionale, della politica anche di sicurezza nei giornali stranieri e quelle dei giornali italiani, per dare l'idea di come questo tema sia ancora lontano. Voi sapete che poi i giornali a volte creano anche l'opinione, ma altre volte seguono quella che è l'opinione dominante, quindi in qualche modo vuol dire che l'interesse è un interesse basso. E invece penso che chi ha delle responsabilità politiche abbia il compito di aumentarlo questo interesse, quindi ho subito accolto positivamente, ho subito detto di sì a questo invito, perché mi sembra un'occasione importante, e anche mi sembra importante perché chiunque abbia a cuore questo paese lo sa, che i temi come la politica estera di difesa non siano temi il meno possibile di parte, e siano il più possibile di paese, siano il più possibile condivisi. Io penso che sia sempre un grande successo quando otteniamo su una missione militare un consenso molto ampio del Parlamento, perché i nostri militari devono sapere che non sono lì per un pezzo del paese, sono lì per rappresentare tutto il paese. Poi ovviamente può succedere che uno abbia opinioni diverse, è successo, si discute, ma nell'insieme, se riusciamo a creare sui temi di politica estera e di politica di difesa invece un clima il più condiviso possibile, penso che facciamo un'operazione corretta, ed è l'operazione che i grandi paesi fanno, dove non ci si divide su questi temi, ci si divide su molte altre cose, ma su questi temi c'è un'unità di paese. Devo dire che mi hanno molto emozionato le foto che hai fatto vedere all'inizio, la storia che hai raccontato. E mi partiva anche l'applauso, poi non l'ha fatto nessuno, mi sono intimidita, no. Però mi veni, perché era una bella immagine, un bel modo di riassumere come i nostri militari si sono mossi in quel territorio, perché da un lato l'avete visto, il militare era più che armato, perché comunque era un territorio dove i rischi erano fortissimi, quindi ha ragione il senatore Romani quando dice: noi abbiamo fatto anche tantissime opere di ricostruzione umanitaria, di ricostruzione civile, ma c'è stato un momento in cui noi abbiamo combattuto, in cui ci sono stati scontri, in cui ci sono stati morti. Quindi era un luogo dove il pericolo esisteva, e quindi il militare si presentava attrezzatissimo, e quindi, ma nell'insieme era anche il luogo dove tu c'eri e andavi incontro alla popolazione. Per questo che è sbagliato immaginare i nostri militari come coloro che sono una grande ONG. Non sono una grande ONG. Se ci fossero necessarie soltanto le ONG, manderemmo le ONG. Quando vanno i militari vuol dire che ci sono situazioni in cui la sicurezza è stata messa a rischio da conflitti che sono in atto. Quindi per questo tu invii dei militari. Ma lo spirito con cui vanno i militari è quello di fermare i conflitti per arrivare a poter dare la mano alla bambina, per arrivare, diciamo, a far sì che la bambina si possa sentirsi confortata nel luogo in cui deve crescere. E questo è importante spiegarlo, perché poi il tema è quello di comprendere qual è lo spirito oggi delle missioni militari, che è uno spirito perfettamente collegato a quello che è il nostro dettato costituzionale, dove l'articolo 11 va letto nella prima e nella seconda parte, e quindi in questo senso si inquadrano in una legittimazione. Ovviamente ci deve essere una legittimazione internazionale, ci devono essere certe condizioni, l'Italia non può intervenire in qualsiasi condizione, e le missioni che abbiamo fatto sono sempre rientrate ovviamente in un quadro di legittimità internazionale. Le immagini, dicevo, mi hanno emozionato, mi hanno provocato anche un po' di invidia, nel senso che io sono stata più volte del senatore Romani in Afghanistan, ho contato almeno 6, sfortunatamente mai evidentemente quando c'era il generale Masiello, perché a me mi portavano, diciamo, con macchine di estrema sicurezza blindate e con mezzi blindati, diciamo, dentro al compound dove avevamo, e mi riportavano all'aereo in quel modo, e quindi io non ho mai visto, non sono mai, quindi devo dire, in tutte queste cose, col fatto che l'avvicendamento era ogni 6 mesi, non mi è capitato nei 6 mesi in cui c'era il generale Masiello, e quindi io non sono riuscita mai ad andare a vedere, a toccare con mano una realtà viva come quella che ha visto il senatore Romani. Però, fortunatamente, ho avuto degli incontri, e di questo vorrei raccontarvene due in particolare,
che sono altrettanto significativi delle immagini che avete visto per trasmettere il modo in cui i nostri militari hanno operato e stanno operando, diciamo, con una missione che oggi è diversa, perché oggi è una missione solo di addestramento, mentre diciamo, negli anni abbiamo avuto missioni in cui la missione si è evoluta e adesso è una missione differente, una missione che si chiama Resolute Support. La prima volta che io vado in Afghanistan come presidente della Commissione Difesa della Camera, comandava il contingente l'attuale capo di Stato Maggiore dell'Esercito, il generale Enrico. E andiamo, ovviamente spiegano tutto quello che stanno facendo, molto interessante, molto importante. Ad un certo punto lì avevamo anche persone dei nostri servizi che collaboravano ovviamente per la sicurezza. Mi viene chiesto, quasi con un po' di titubanza, se oltre agli incontri ufficiali che erano programmati, avessi desiderato incontrare una parlamentare azzara che era stata eletta con moltissimi voti nella zona di Herat e che secondo loro era una persona importante da incontrare. Io ho detto che certamente molto volentieri l'avrei incontrata e abbiamo fatto quindi una chiacchierata con lei che mi raccontava diciamo, le difficoltà, i progetti che aveva. Poi mi è venuta però la curiosità e ho chiesto, ma perché, cioè, come mai mi avete chiesto, c'erano gli incontri ufficiali, il governatore, come mai mi avete chiesto di incontrare questa parlamentare? E loro mi hanno detto, perché è una donna di 37 anni, con molti figli, che ha sofferto come molte delle donne afghane, quindi con ripudiata, picchiata, insomma con le storie terribili, che nonostante questo ha avuto una grande forza, si è candidata con tutte le difficoltà e in questo momento lei, il Parlamento non sta lavorando e quindi il Presidente Karzai ha detto andate a girare nel vostro collegio e lei quindi, il collegio diciamo in Afghanistan è un collegio molto ampio, soprattutto difficile arrivare in tutti i villaggi, quindi lei aveva questo desiderio, ma nessuno l'accompagnava perché era una donna. Allora noi militari, quando andavamo a fare le diverse missioni, a portare l'acqua, a portare viveri nei diversi villaggi, ci siamo offerti di accompagnarla. E io ho avuto un'altra curiosità, gli ho chiesto, ma perché l'avete fatto? E la risposta, ecco, non è stata perché una signora e siamo galanti, perché è una persona che ha in mente un progetto per il suo paese e noi persone di questo tipo le dobbiamo far crescere se vogliamo un Afghanistan diverso. Cioè, non mi ha colpito tanto che l'accompagnassero, quello me lo sarei immaginato, ma la qualità della risposta sì, perché vuol dire che rispetto a certi diciamo, stereotipi dei militari, no? Che vanno, no, pensano diciamo, al loro quadratino, è ordinato quello, hanno fatto loro, era esattamente all'opposto. Cioè era un modo di guardare la realtà in cui anche cercando di capire come quel tipo di aiuto che davi nel futuro poteva proiettarsi. Questo è un episodio che per me è stato molto significativo. Un altro che volevo raccontarvi è durante questa mia prima visita con una funzione diciamo più istituzionale, perché ero già stata precedentemente come parlamentare, però da Presidente della Commissione Difesa, facciamo un incontro con i parlamentari della Commissione Difesa dell'Afghanistan. E lì diciamo l'idea dei signori della guerra c'era tutta, nel senso che avevi l'idea che avessero appena finito dal coltello fra i denti a sedersi negli scranni parlamentari. È stato un momento abbastanza concitato di discussione perché loro lamentavano il fatto che ci fossero stati dei bombardamenti e ci fossero state delle vittime civili e quindi c'era una rimostranza presentata con molta forza e molta emotività. Ad un certo punto la situazione si stava anche un po' surriscaldando, immediatamente si cercava, essendo poi presenti varie parti politiche, quella che poteva essere la strumentalizzazione. Allora, ad un certo punto la domanda che è stata fatta a questi parlamentari, dico, va bene, cioè è deprecabilissimo che avvengano queste cose, ma state parlando degli italiani? Perché questo era il tema, cioè state parlando degli italiani? Perché già c'erano diciamo, parlamentari di estrema sinistra, sembrava che il problema fossero... E a questo punto loro tirano su un foglio, uno di questi tira su un foglio, il più autorevole, lo gira da una parte all'altra e dice, vede,
Gli italiani in Afghanistan sono come questo foglio, questo è scritto da una parte, ma quello era bianco, dice, senza macchia. Allora, io penso che ci sia un modo italiano di stare nelle missioni internazionali che non è quello di non saper usare la forza se necessaria, ma che avendo come compito chiaro quello di riportare la situazione di pace e di stabilità, ha una capacità di interagire con i bisogni, con le sensibilità della popolazione che sono assolutamente straordinari. E questo io lo dico perché in tanti anni ho visto i nostri militari come operano nelle missioni, ma soprattutto potrei essere di parte perché italiana, soprattutto lo dico perché incontrando tanti colleghi esteri e tanti capi di Stato Maggiore di paesi alleati, questo giudizio è un giudizio che mi viene dato veramente in modo unanime. E quindi abbiamo una forza importante, abbiamo una capacità importante. Questa capacità è una carta d'identità, per questo è una carta di presentazione, non di, anche di identità, ma anche di modo per rappresentare il nostro paese che davvero ci fa fare bella figura. È la credibilità del nostro paese dovuta a tante cose, ma questo mondo, il modo in cui noi stiamo, diciamo, sul tema della sicurezza internazionale, è sicuramente un modo che fa accrescere la credibilità del nostro paese. E è difficile fare un conto economico di quanto vale la rispettabilità o la credibilità in campo internazionale, ma io sono convinta che abbia un valore, cioè è difficile quantificarlo in termini numerici, ma io sono convinta che abbia un valore molto forte anche per ritorni, diciamo, economici, per quello che apre in termini di possibilità di penetrazione nei diversi paesi. E dà ragione il senatore Romani quando dice non dimentichiamoci che tutto questo è a costo di ovviamente preparazione, addestramento, fatica, ma questo ci sta, chiunque fa il militare lo sa, ci mancherebbe altro, però anche di persone che non ci sono più per questo, di 54 morti, per parlare della missione più difficile che abbiamo vissuto, questa dell'Afghanistan, ed è giusto che noi li ricordiamo. E l'anno scorso c'è stato un momento molto bello perché con il presidente Mattarella, lui è uscito dal Palazzo del Quirinale e nella piazza del Quirinale c'era un monumento fatto da un artista di sua iniziativa, una lapide grandissima dove erano scritti i nomi di tutti i nostri militari che erano morti nelle missioni internazionali. L'abbiamo fatto nella piazza del Quirinale, abbiamo invitato anche le scolaresche, volevamo che fosse un momento di memoria e di consapevolezza, ma diciamo collettiva e diffusa, non soltanto per gli addetti ai lavori. Ed è stato un momento molto bello. Io credo che riproporre queste cose, magari anche in altre piazze d'Italia, non soltanto a Roma, sia un modo per non dimenticare, un modo anche per riflettere su quello che oggi è il ruolo dell'Italia, su quello che l'Italia sta facendo ed è chiamata ancora a fare, perché la sicurezza internazionale ognuno deve giocarla con il proprio pezzo di responsabilità. L'Italia lo sta facendo con grandi capacità, grazie alle capacità delle nostre forze armate, e per questo può parlare e dire la propria opinione sulle questioni del mondo e di politica estera, perché non si sottrae a condividere con gli altri quello che è un problema ormai collettivo, come gestire la sicurezza del nostro futuro. Se me lo consentite, volevo salutare il primo consigliere dell'ambasciata afghana, Arif Salimi, che ci ha onorato la nostra presenza. Grazie di essere venuto, grazie molto. Presidente Manciulli, tocca a lei. Prego. Io innanzitutto vorrei ringraziare Paolo Romani di aver dato luogo a questa iniziativa in una maniera non formale, perché, così entro subito nel tema, un anno fa nel nostro paese si era diffusa una specie di leitmotiv molto mediatico sul fatto che alla fine si potesse in qualche maniera anche rinunciare al nostro ruolo in Afghanistan e che nel dibattito sulla riformulazione della missione NATO in Afghanistan
si potesse in qualche maniera cambiare orizzonte da parte nostra. Io a quel tempo apprezzai molto la posizione che il nostro ministro, che anche stamani secondo me è stata molto bravo, prese, però quel dibattito a mio avviso fu molto sbagliato e oggi si discute di molto del Mediterraneo e quasi mai si tende a mettere in collegamento quello che accade nel Mediterraneo con quello che continua per certi versi a accadere in Afghanistan. E invece è sostanzialmente importante metterlo in relazione. Quando si intende affrontare come una delle tematiche più importanti il contrasto a questo cambiamento che si sta producendo, da terrorismo di matrice jihadista si sta passando a una forma di guerra ibrida di matrice jihadista, è evidente che in questo quadro il fronte AFPAC, che sembrava eclissarsi nell'importanza, sta invece riprendendo una sua importanza sostanziale. Mentre noi abbiamo assistito agli attentati celebri in Europa, vorrei ricordare per un attimo che nel fronte AFPAC si sono verificate cose non meno cruenti, anzi forse secondo me il principale attacco, quello più cruento di tutti, quello che a me come padre di bambini ha dato più fastidio, è l'attacco alla scuola di Peshawar, che era una scuola militare, fra le cose, dove vanno i bambini di militari pakistani, e che ogni anno c'è l'offensiva di primavera, diciamo, delle forze più estreme talibane, apre una ferita che in realtà non si è mai rimarginata, ha cambiato di connotazione e anche di intensità, ma non è una ferita rimarginata. Basterebbe questo per dire che quello scenario non è uno scenario da sottovalutare, ma non c'è solo questo. Io vorrei che per un attimo noi riflettessimo, proprio qualche giorno fa era l'anniversario dell'uccisione di Bin Laden e anche del ritrovamento dei documenti nel covo di Abbottabad. In quel covo abbiamo avuto la prova tangibile che il programma per un nuovo ordine mondiale del 2004 di Bin Laden fosse realmente un documento di lavoro. Quel documento dice molto chiaramente, al di là del fatto che gli attori siano cambiati, e poi ne parlerò, che la strategia del movimento della Jihad globale è la proliferazione dei fronti. È una strategia precisa, cioè per mettere in difficoltà una forza preponderante, una forza più organizzata. Non c'è, siccome non si possono colmare le differenze, né tecniche né di intensità, la strategia è quella di aprire tanti fronti che rendano difficile anche per l'alleanza che io rappresento, che è la principale, diciamo, alleanza militare del pianeta, che rendano, diciamo, difficile anche per la più grande alleanza fronteggiare uno scenario nel quale i fronti sono tanti. Bin Laden dice anche un'altra cosa in quel programma. Dice che il luogo nel quale bisogna far crescere questa intensità di fronti è quello che lui definisce spazi vuoti. Noi oggi cosa abbiamo di fronte? La Libia, che è un enorme problema di legittimazione democratica, di costituzione di uno Stato, di difficoltà a controllare i confini. Abbiamo, anche se i progressi sono stati tantissimi, il fronte AFPAC, nel quale continua a esserci una difficoltà di controllo del territorio. Ma se si guardano anche a fenomeni più micro, ma che hanno la stessa natura, in Egitto qual è il luogo nel quale cresce il fondamentalismo e la minaccia jihadista? Il Sinai. Fra Africa e Maghreb qual è il luogo nel quale cresce l'intensità? Il deserto, il Sahel, la fascia che congiunge Africa e Maghreb.
tutte zone nelle quali c'è difficoltà a mantenere i confini e a mantenere, come si può dire, una stabilità della repressione del terrorismo. E quindi se noi consideriamo l'Afghanistan fuori da questo quadro, se ne parliamo separatamente, se non consideriamo queste cose legate, finiremo per essere inefficaci. E nel dibattito che dovremo fare, e che sarà probabilmente anche a livello parlamentare non semplice, io spero che, come disse allora il ministro Minotti, prevalga questa idea strategica e non il vedere le missioni separatamente come se non ci fosse da fronteggiare una strategia che invece ha un quadro così ampio. Ma vi ho a chiudere. In Afghanistan c'è un altro punto che è particolarmente acuto, che è diviso in due parti, che l'Afghanistan è uno dei principali luoghi nel quale la galassia jihadista ha cominciato a combattersi fra sé. Perché in Afghanistan lo scontro fra Al-Qaeda Core, la tradizione del terrorismo jihadista, e la volontà di costruire una wilayat di Daesh in quel luogo, con i talebani che hanno scelto in questo, diciamo, il rapporto con Al-Qaeda, è particolarmente acuto. E anche lì non è isolato, perché lo stesso tipo di confronto lo troviamo in Libia fra Ansar al-Sharia e Daesh, e lo troviamo quasi dappertutto. Ma lì c'è un punto originario. Non si può dimenticare che Daesh nasce dal dissidio fra al-Zawahiri e ciò che diventa lo Stato Islamico, e che questa tensione è una tensione che ci riguarda da vicino, che ci riguarda il caso di stupefacenti, nel quale il terrorismo, come avrete capito, continui. Il ministro ha detto, quella forma di jihadismo che ha portato prima in Afghanistan empatia per quella forma, tanti europei a combattere, e poi ancora di più tanti europei a combattere fra Siria e Iraq per la costruzione di Daesh, entra nelle nostre periferie, entra nelle nostre città. A me ha colpito, è stato presentato il rapporto Pietrasantà al Parlamento francese sulla radicalizzazione in Francia, ha colpito che gran parte dei convertiti, perché su 1800 foreign fighters all'incirca conosciuti, il 30% sono convertiti, cioè sono persone che non hanno niente a che fare con l'Islam originariamente. A me ha colpito che di questo 30% ce n'è una fetta che è stata sia in Afghanistan che in Siria a combattere, mostrando che ormai esiste un legame anche ideale e culturale che va al di là dei confini. Ecco, solo per questo io ritengo molto provinciale, e devo ringraziare il ruolo. Ieri insieme al Presidente della Commissione Difesa abbiamo avuto l'onore di sentire il generale Miglietta, che dirige in Kosovo anche lì un'importantissima missione, che è anche quella legata a questo scenario. Ora non lo sto a dire perché sennò si perde tempo, ma se noi non ci collochiamo a questa altezza e non capiamo che il nostro modello, che è forza e umanità, è il modello che serve per contrastare questa minaccia, non svolgiamo appieno quello che l'Italia può fare. Diceva Romani, non facciamo politica estera. Secondo me abbiamo tutti gli argomenti per farlo, anzi io sono convinto che lo stiamo facendo, troviamo il coraggio per dirlo. Grazie Andrea, salutiamo il Ministro che ci aveva preannunciato che aveva un impegno stamattina, ma lo ringraziamo tantissimo di essere stato qua con noi. Presidente Casini, Pier, prego. Dato che sono state dette cose così importanti, io voglio solo fare una considerazione, diciamo, esistenziale rispetto a queste iniziative. Si dice che la politica estera, se c'è qualcosa che va male, è in prima pagina, se tutto va bene, dopo i necrologi. E in effetti è così. Purtroppo da molto tempo è spesso in prima pagina, perché il mondo che ci stiamo incaricando di vivere è estremamente complesso. Allora, il valore di questa iniziativa, Paolo, che tu hai assunto oggi, a cui ho aderito volentieri, un valore
pedagogico. Non dobbiamo tanto convincerci tra di noi che la pensiamo tutti allo stesso modo. Dobbiamo fare una grande offensiva pedagogica su quello che oggi è la politica estera, il suo rapporto con la politica di difesa e con la politica industriale. Questo non è chiaro in questo Paese. In questo Paese c'è una cultura, subcultura, radicata e diffusa, che ha ritenuto che negli ultimi 20 anni, una volta caduto il muro di Berlino, fosse sostanzialmente diventata inutile il rafforzamento del comparto militare. Oggi abbiamo chiara che la situazione dopo 20 anni si è materializzata esattamente all'opposto. Oggi capiamo che il mondo è più denso di insidie di quanto lo fosse finché c'era questo camicia di forza del muro di Berlino. C'era una sorta di bipolarismo mondiale tra Stati Uniti e Russia. Oggi abbiamo gli Stati Uniti che ridefiniscono le priorità di intervento e probabilmente, poiché non sono più un paese che ha bisogno di importazione di materie di energia, ma che è potenzialmente esportatore, ridefinisce le sue priorità anche all'interno dei paesi del Golfo e del Mediterraneo. Abbiamo un quadro europeo che si sta rapidamente, purtroppo, dissolvendo. Apro parentesi e la chiudo, non c'entro con l'Afghanistan, ma quando questi anti-europei d'accatto che circolano ancora nei talk show televisivi capiranno che il giorno che l'Europa si dissolve davvero, l'Italia è destinata a diventare un hotspot per i migrati, con la pressione dei rifugiati da sotto, destinata solo ad aumentare per fattori demografici, e i muri che ci possono costruire sopra. Per cui noi oggi ci salviamo se facciamo capire alla gente quello che è oggi la priorità di una politica estera. Nel Mediterraneo c'è drammaticamente sintetizzato quello che è la nostra situazione. Esistono problemi energetici e guardate le iniziative che tendono anche a creare un hub energetico nel Mediterraneo, in cui noi siamo parte non irrilevante. Esistono problemi di confronto tra le grandi religioni, esistono problemi di contrasto al terrorismo, esistono problemi sociali e demografici. Noi tutti questi problemi possiamo risolverli con una forte coesione tra la politica estera, la politica di difesa e la politica industriale. Sono tre facce della stessa medaglia. E la politica estera senza il comparto militare non esiste. In molti parlamenti c'è la commissione esteri e difesa ed è giusto che sia così. Io sono presidente della commissione esteri, abbiamo l'attore che è presidente della commissione difesa, ma probabilmente per il futuro bisognerà unificare queste commissioni, perché l'uno è il braccio dell'altro e senza la politica di difesa forte un paese non esiste. Non esiste oggi in un mondo che ha estremamente più problemi di ieri. A proposito e termino della pedagogia, perché è importante quello che tu oggi hai promosso, Paolo, e spero che sia il primo di una serie di incontri? Perché dobbiamo dare l'idea e spiegare alla gente che i nostri caduti non sono caduti invano. Io ricordo uno dei momenti più tragici, più drammatici, ma anche più belli della mia attività politica. Ricordo quando con Ciampi, e Mosca Boschini se lo ricorda bene, ricevemmo i corpi dei ragazzi caduti a Nassiriya. Una nottata di pioggia a Ciampino e folle di italiani al lato della strada, c'era il presidente Berlusconi, c'era Ciampi, c'era il presidente Pera, che applaudivano purtroppo i corpi dei nostri militari. Ecco, noi dobbiamo dare un senso a tutto questo. Non è che questi caduti sono caduti perché ci siamo sbagliati.
questi sacrifici sono stati inutili. No, questi fanno parte di un patrimonio nazionale, perché questo significa essere un grande paese. Anche pagare dei prezzi in prima persona nel contrasto al terrorismo, nel cercare di edificare un ordine mondiale nuovo tra tanti problemi e tante contraddizioni. Certo, anche tra tanti errori, perché se non avessimo fatto tanti errori probabilmente oggi il contrasto al Daesh, al terrorismo, sarebbe più efficace, ma questo fa parte del nostro, della storia degli uomini. Però in Afghanistan i nostri caduti non sono caduti invano, e la nostra grande capacità di esprimere forza dando umanità è la chiave distintiva dell'Italia, ed è una cosa che bisogna spiegare alla gente, ai giovani nelle scuole, nelle università, e questo va fatto con una collaborazione tra uomini politici, militari. È una grande offensiva della persuasione, una pedagogia di una cultura nuova di un paese che vive in un mondo più difficile di quello di ieri. Grazie Pier, anche perché hai colto esattamente il senso di questo incontro di oggi, quindi ti ringrazio moltissimo delle parole con le quali hai voluto sottolineare. Do la parola al generale Claudio Graziano, capo di Stato Maggiore della Difesa. Claudio, un amico da sempre. Grazie. Buongiorno a tutti, ringrazio di cuore il senatore Paolo Romani, grazie caro Paolo per questo invito, per questo incontro sull'impegno italiano in Afghanistan. Ringrazio naturalmente tutti gli intervenuti, tutti i presidenti delle commissioni, i rappresentanti del Parlamento, i colleghi, gli amici che sono qui intervenuti. Io sono qua a parlare da capo di Stato Maggiore della Difesa, quindi da vertice tecnico operativo delle forze armate, per dare quello che è il senso dell'impegno delle forze armate italiane in Afghanistan. Lo prendo un po' da quello che nella scheda iniziale: perché in Afghanistan, perché l'impegno in Afghanistan, perché stiamo operando in Afghanistan. Effettivamente c'è scritto perché l'Afghanistan è uno dei luoghi decisivi del pianeta Terra. Se torno indietro, quando facevo la scuola di guerra, allora c'era ancora la guerra fredda, ci spiegavano le linee di penetrazione sovietica e le linee di avvolgimento della NATO. Una delle linee principali di penetrazione dell'Unione Sovietica era attraverso l'Afghanistan, il Khyber Pass, per entrare nel sud del mondo. E questo qui è rimasta sempre un'area strategica del mondo, caratterizzata dalla lontananza dal mare, quindi dall'isolamento, da una struttura tribale e quindi di società divisa, di società non omogenea, da profonde contraddizioni, che è passata anche per un percorso storico che l'ha portata anche abbastanza vicino alla democrazia e a modelli occidentali, per poi essere schiacciata poi dal periodo comunista, dal periodo delle rivoluzioni e di tutto quello che è successo. Evidentemente per me questa è un'iniziativa molto importante, che mi inorgoglisce da responsabile delle forze armate, come riconoscimento per tutti gli uomini e le donne delle forze armate che si sono succeduti e si succedono sul teatro afghano e che ancora adesso stanno operando in moltissimi teatri. Oggi sono circa 13.000 i militari impiegati tanto nella sicurezza interna quanto nelle operazioni internazionali in diverse missioni, continuando la missione in Afghanistan, dove oggi siamo circa 950, anche se la missione, come vedremo, è cambiata, e sono missioni che sono state fortemente influenzate tutte da quello che è avvenuto in Afghanistan prima e in Iraq dopo, e in qualche modo porteremo al seguito per molto tempo quelle che sono soltanto, non soltanto le lezioni apprese, ma anche gli effetti delle operazioni in Afghanistan, quindi di operazioni anche impegnative e significative per molti paesi, soprattutto per gli Stati Uniti, che in qualche modo non soltanto hanno condizionato lo sviluppo delle forze, ma che stanno adesso condizionando tutti gli studi che vengono fatti sull'impiego delle forze, sull'impiego in operazioni, sugli avvenimenti che si sono succeduti, sul ruolo della NATO e delle organizzazioni internazionali, sull'efficacia degli interventi, sulla durata degli interventi e sulla diversa impostazione degli interventi. Di questo cercherò brevemente di parlarne dopo.
Evidentemente come forze armate queste lezioni apprese si traducono in tantissime cose, anche nel libro bianco per la sicurezza internazionale e la difesa che adesso è in sviluppo, e si prende atto di questa tipologia di operazioni e di missioni internazionali in cui l'ambito interforze, ma come diceva il Presidente Romani, come diceva il Presidente Casini, come diceva l'Onorevole Manciulli, il fatto che queste missioni sono decisamente ormai non soltanto interforze, che è dato per scontato, perché evidentemente le operazioni aeree condotte nell'area di Herat erano strettamente collegate alle operazioni terrestri, alle operazioni satellitari, al controllo del territorio, alla capacità di controllo navale che avveniva nel Golfo Persico e in queste aree. Quindi questo interforze è dato per scontato con visione unitaria, ma interagenzie, perché senza il personale degli esteri, senza il personale dello sviluppo economico, le iniziative assunte dallo sviluppo economico ad Herat, senza lo sforzo sinergico di tutti questi elementi, i servizi, la capacità di interfacciarsi a livello internazionale, non si può neanche determinare un inizio di approccio di queste missioni. Devo dire che l'orgoglio mio di comandante, che per un certo periodo in Afghanistan ho comandato la brigata e dato ordine a dei reparti di affrontare situazioni di rischio elevato, e ho accompagnato diversi caduti internazionali, tedeschi, francesi, un italiano, molti afghani nell'ultimo viaggio, oltre adesso capo delle forze armate, che alla fine da comandante responsabile delle forze do gli ordini al personale di andare a rischiare. L'orgoglio del riconoscimento che c'è verso i nostri militari per quello che hanno fatto a livello internazionale, ieri al cambio del comandante supremo alleato in Europa, è completo. Intorno a me, lo diciamo prima, c'erano un sacco di generali, ammiragli italiani che assistevano a quella vicenda, perché a differenza che nel passato, oggi l'80% delle missioni internazionali è guidata da italiani. Succede in UNIFIL, succede in Kosovo, succede in Euronafor Med, succede in Somalia, succede in moltissime missioni, e questo abbiamo il comando del strategico di Brunsum, il comando di Izmir, il vicecomandante in Afghanistan. Quindi è il riconoscimento di un impegno costante, di una capacità di operare in questo tipo di missioni. Come dicevo però, e prima, evidentemente, prima di passare a un breve filmato, anche una notazione personale della mia esperienza, perché siamo in Afghanistan? E qui io da comandante di brigata nel 2005, non so se c'era già Figliolo che comandava il reggimento di supporto, sono andato in un orfanotrofio afghano. All'epoca avevamo abbastanza libertà d'azione, io comandavo l'area di Kabul su Robi, ero andato in un orfanotrofio afghano. Ecco, se uno non è mai stato in un orfanotrofio afghano, non percepisce che qual è la situazione. Cioè, un orfanotrofio è un posto in cui c'erano alcune migliaia di bambini, non c'erano servizi igienici con queste migliaia di bambini, non c'erano le finestre, la temperatura d'inverno sceglie a meno 20, questo vuol dire che se non si mettevano le finestre di plastica si accatastavano i morti. E quando dico si accatastavano i morti è perché si accatastavano. Quindi l'intervento di queste forze, che ha permesso di accatastarne meno, comprare le ambulanze per le partorienti che altrimenti non potevano condividere le ambulanze, di proteggere questa gente, di mettere le forze afghane in condizione di cominciare questa attività, rappresentano un esempio che non è neanche paragonabile a quello che c'era prima. Quindi tutto quello che è stato fatto ha un profondo significato, ha un profondo valore. Evidentemente siamo qui anche per ricordare i nostri 54 caduti in operazioni che hanno permesso tutto questo, che hanno dato la vita perché questo avvenisse, i 500 feriti che abbiamo avuto, e il fatto che questo numero elevatissimo e dolorosissimo è da mettere in paragone con gli sviluppi tecnologici che sono avvenuti. Quindi dal momento in cui siamo entrati in Afghanistan ad adesso non è in servizio più neanche un mezzo con cui siamo entrati in Afghanistan, perché tutti sono stati superati dalla minaccia in loco. Tutti hanno dovuto evolvere per proteggersi dalle IED, dalle esplosioni, per dare protezione al personale, per cambiare i giubbotti antiproiettili, le comunicazioni, le reti satellitari. Se non ci fossero quei sistemi, quei 500 feriti verosimilmente avrebbero un numero elevatissimo di morti, perché i nuovi mezzi in qualche modo proteggono il personale. E queste sono anche parte delle lezioni apprese. Ma adesso vediamo un attimo il filmato sull'Afghanistan, che dovrebbe esserci. Thank you.
l'Afghanistan è nonostante tutto un meraviglioso paese, caratterizzato da un ambiente geografico particolare, è stato citato prima, deserto, montagne, che sicuramente favorisce le attività, eventualmente le attività belliche, manca l'acqua, anche se non è vero che manca, questo qui è un elemento essenziale, l'acqua è sprofondata, perché diciamo, il disboscamento completo dell'Afghanistan succedutosi nei secoli per fare fuoco, per fare armi, per combattere contro la povertà, ha fatto sì che non vi siano più erba all'esterno, quindi l'acqua ci ha sprofondato e bisogna scavare a 20 metri, a 30 metri, a 40 metri per trovare l'acqua, quindi in sede teorica se uno avesse alcune decine di anni per scavare, riportare sull'acqua e creare vaste reti, sarebbe come il Panjshir, il luogo dove c'era Massoud il Grande, in cui sono passato, che è una zona che è stata occupata per brevissimo tempo dai comunisti e non è stata influenzata dalla guerra, e lì ci sono ancora fiori e alberi, è una situazione praticamente svizzera, quindi questo qui può essere anche un elemento di ricostruzione, così come non ci sono ferrovie in Afghanistan, quindi i movimenti e le comunicazioni sono piuttosto complicate. La nostra missione si è sviluppata in più fasi, in più riprese, come è stato accennato. C'è stato un primo momento di dispiegamento, un momento in cui l'Italia ha partecipato anche ad Enduring Freedom, che era la missione americana antiterrorismo, perché c'è sempre stata la sovrapposizione di due missioni. Questo è un altro elemento di valutazione e di lezioni apprese da tenere conto per il futuro, perché c'è sempre stata una missione ISAF, International Security Assistance Forces, di ricostruzione del paese, di supporto alla popolazione afghana, anche di stabilizzazione, affiancata dalla missione a leadership americana, Enduring Freedom, che aveva il diretto obiettivo di eliminare, di combattere il terrorismo e diciamo così, gli elementi talebani. Questo è un elemento da tenere conto in tutte le missioni, anche nelle missioni future di cui si sta discutendo, perché evidentemente il coordinamento fra le missioni è un elemento essenziale per il successo delle attività, e siccome oggi come oggi in qualche modo determinate tipologie di missioni, questa qui era tipicamente NATO, hanno dei problemi evidentemente di consenso internazionale, di accordo internazionale nelle coalizioni, può succedere come in determinate operazioni oggi, cito il Mali, in cui vi sono tre organizzazioni internazionali che operano nella stessa missione, le Nazioni Unite, l'Europa Unita e una missione a leadership francese. Su tutto questo nel futuro esiste una necessità assoluta di coordinamento della missione. ISAF poi è decollata nel 2003, io ero là comandante della Kabul Multinational Brigade dal 2005 al 2006, quando c'è stato il comando del generale Del Vecchio, che è stato visto, quindi in quel momento era un momento particolarmente entusiasta, in cui venivano utilizzati i corpi d'armata di reazione rapida della NATO per gestire i comandi. Fu la penultima volta prima di passare a una struttura americana, e fu stato anche il momento in cui è avvenuta l'espansione della missione dall'area di Kabul verso il resto dell'Afghanistan. Questo qui è un altro elemento di lezione appresa, perché tra il 2002, quando c'è stato il dispiegamento delle forze nell'area di Kabul, e l'inizio delle operazioni a cost di Enduring Freedom, e l'effettivo dispiegamento di tutto lo sforzo di ISAF sul rimanente parte dell'Afghanistan, sono trascorsi circa 3 anni, dal 2003 al 2006. Nel frattempo c'era l'Iraq, eccetera, e questo porta a valutare adesso importante far sì che il dispiegamento delle forze, gli eventuali interventi avvengano in un tempo piuttosto ristretto, il building up delle forze e delle capacità, al fine di non permettere la ricostruzione evidentemente della parte avversa, dell'insorgenza, e di avere un momento favorevole, quindi raggiungere un elevato livello di approntamento con rapidità, e dopodiché mantenere lo sforzo nel tempo. E devo dire che questa è stata una lezione appresa che io personalmente ho vissuto, perché nel 2005-2006 ero comandante di brigata in Afghanistan, quando nel 2006-2007 è venuto il dispiegamento in Libano, anche se in un contesto diverso, con il generale Camporini, capo di Stato Maggiore della Difesa. Effettivamente il dispiegamento è avvenuto in 2 mesi, 15.000 militari dispiegati con una enorme rapidità, ed effettivamente questo momentum permette una rapida espansione delle azioni e delle attività.
Comunque la realtà italiana è stata concentrata essenzialmente nell'area di Kabul e nell'area di Herat. Nell'area di Kabul c'erano quei filmati in cui si vedeva la neve, i blindati che attraversavano e scavalcavano verso quei palazzi distrutti che erano il palazzo del re e il palazzo della regina, e quello è lo scavalcamento per andare in una valle che è bellissima, che si chiama la valle di Musai, che è anche una delle valli in cui abbiamo avuto più caduti, perché è una valle a forte concentrazione talebana con grande commercio di droga. Quindi questo è un altro elemento di lezione appresa che vale, come è stato citato giustamente per la Libia, che vale per molti altri posti, e che l'interconnessione tra il terrorismo internazionale, il terrorismo geografico che occupa il terreno e la criminalità organizzata o non organizzata, quindi il traffico di droga e il terrorismo in Afghanistan, il traffico di esseri umani e lo svilupparsi del terrorismo, oltre delle azioni tribali, in altre sponde del Mediterraneo, che evidentemente portano a dover organizzare una risposta globale, che è una risposta, come si è visto in Afghanistan e come si è imparato bene, che è di quello che si chiama comprehensive approach, comunque di approccio generale a un problema, che deve investire tanto la lotta al terrorista, quanto alla ricostruzione del paese, quanto alla ricostruzione economica, alla ricostruzione delle forze armate, capacity building, e alla ricostruzione del paese, institutional building. Questi sono elementi che sono entrati a far parte nell'uso comune e che sono stati sviluppati, devo dire, in gran parte attraverso le lezioni apprese dall'Afghanistan e la capacità italiana nell'area di Herat di avere questo impiego a favore della gente, in mezzo alla gente, unendo la capacità di avere anche fermezza nelle operazioni di combattimento quando necessario, con l'atteggiamento verso la popolazione, perché indiscutibilmente la grande differenza tra queste operazioni e la guerra è che la fine di queste operazioni non è l'occupazione del territorio, non è l'imposizione di una cultura o di una vittoria, ma è il portare la pace a questa gente, permettere a questa gente, a queste popolazioni, che loro stesse abbiano il controllo della situazione, il controllo della forza e possano credere nella gente, credere in noi. Quindi quella bambina che viene portata con mano, come tanti altri esempi, sono l'espressione di una nostra determinazione, per cui abbiamo guadagnato un grande prestigio internazionale. Devo dire che anche una cosa che poi è stata sposata da altre nazioni, perché indiscutibilmente la dottrina Petraeus, la dottrina Crystal, la dottrina che abbiamo verificato, che è stata man mano adottata dai comandanti di ISAF, era la trasposizione in ambito internazionale di quella che era la modalità d'azione adottata dagli italiani. Quindi non c'è assolutamente niente da fare per raggiungere il successo. Le forze locali devono essere in condizione di operare, la gente deve acquisire fiducia e deve avere una prospettiva economica e avere una prospettiva di sicurezza. Questo in Afghanistan è più difficile che in altri posti, per la ripartizione tribale dell'area, per la situazione montagnosa. Io ho mandato degli alpini ad operare a 5.400 metri di quota a temperature bassissime nel caso di incidenti. Evidentemente queste sono aree in cui il popolo che opera da quelle parti è un popolo guerriero veramente, in cui esiste una forte capacità operativa rispetto ad altri posti del mondo in cui questa tipologia non è forse così sentita. Il modello comunque, come dicevamo, si è proprio basato su questo duplice aspetto dello sviluppo economico e della governance, e da una parte, dall'altra parte la ricostruzione delle forze afghane. Quindi i nostri sforzi a Herat, quando avevamo i comandanti in loco, qui c'è solo Gianni Magiello che è stato comandante nell'area, c'era Mora che era capo vicecomandante dell'operazione, e era una duplice realtà. Dall'altro c'erano quelli che si chiamano Provincial Reconstruction Team, che molte volte hai visitato, quindi queste organizzazioni provinciali rette da un militare, ma che avevano in sé la componente di sviluppo economico, commerciale, economica, anche l'onorevole Crosetto era andato spesso là da sottosegretario, quindi questo aspetto di ricostruzione destinato a implementare i progetti a favore della popolazione, ma anche a fare lo sviluppo istituzionale e politico dell'area, e dall'altra parte l'attività di addestramento, di sviluppo delle forze, di security force assistant, per cui c'erano degli elementi che si chiamavano MAT, military advisory team, che poi sono le stesse cose che stanno facendo adesso, addestramento e monitoraggio in modo ancora più evoluto, forse a favore dei curdi o a favore dei carabinieri in Iraq o delle forze speciali.
Quindi questi elementi che sono destinati ad addestrare, preparare e seguire le forze afghane. E da cosa si vede il successo? Beh, tornando all'esperienza, nel 2005-2006 gli afghani erano poche migliaia, i soldati afghani e i poliziotti afghani erano poche migliaia, non erano assolutamente in grado di controllare alcunché o di sviluppare alcunché. Attualmente sono circa 340.000. 340.000 militari e poliziotti hanno l'assoluta e totale responsabilità delle operazioni di combattimento e delle operazioni di controllo del territorio. Noi svolgiamo soltanto l'importantissimo compito evidente di supporto, di addestramento, di mentoring, di fornire quelli che si chiamano gli enablers, la possibilità di operare, ma le operazioni ricadono su di loro e devo dire che stanno ricevendo anche un numero di perdite molto elevate per portare avanti questo impegno e questo sforzo, ma devo anche dire che se uno pensa, stiamo parlando del 2006, adesso è il 2016, 10 anni per ricostruire da zero delle forze armate, io sono ammirato per quello che hanno fatto, perché vuol dire costruire in 10 anni una cultura militare, una categoria di ufficiali, una categoria di sottufficiali. Gli ufficiali afghani spesso frequentano le nostre accademie, ma preparare un ufficiale significa avere 5-6 anni. Per prepararlo un sottufficiale 2-3 anni, un soldato un paio d'anni, e quindi questo, creare delle forze, farle agire e mettere in condizione di agire, il fatto che in 10 anni abbiano fatto quello che stanno facendo adesso, in una situazione difficile come quella afghana, con perduranti pressioni internazionali, interessi internazionali divergenti, con le rotte della droga che continuano ad esistere evidentemente, secondo me è un risultato di eccezionale valore. Questi team di addestramento sono stati dislocati ai vari livelli, a livello battaglione, a livello brigata, a livello divisione, a livello corpo d'armata, proprio per affiancare e far crescere le forze nel tempo e farle operare. Questa direi che è la lezione appresa principale, cioè il fatto che effettivamente il prima possibile le nostre unità devono essere in condizioni di supportare la crescita delle forze locali per mettere in condizioni di operare. Vale per tutti i paesi. Non c'è un paese che è stato attraversato da questa situazione bellica che è in grado di fare da solo. Non esiste più. Quando le forze armate spariscono, le forze di polizia spariscono, è il caso che è stato dell'Iraq per svariati motivi, è il caso in cui in molti paesi, certamente è il caso che ci si può avvicinare anche alla situazione libica, è necessario fornire assistenza, fornire supporto, fornire addestramento, dargli la capacità di operare e anche la mentalità di operare. Che è una mentalità che rifugge dalla corruzione, che rifugge dalla semplificazione, dalla superficialità, quindi dargli anche un riferimento etico, e devo dire che i nostri militari sono assolutamente anche un riferimento etico, anche un riferimento disciplinare, e in questo, nell'esprimere la mia ammirazione, rammento che in molti stati vi sono stati problemi con i militari che rientravano dalle operazioni, problemi di tensioni, di rientro familiare, l'avete letto forse sui giornali, negli Stati Uniti, e molti di questi militari venivano fatti sostare in zone di decompressione per rimettersi nelle migliori condizioni di rientrare nella vita civile. Noi questi problemi non li abbiamo mai avuti. I nostri militari tornavano, andavano in licenza brevemente e poi tornavano a fare strade sicure, a prepararsi per la missione successiva. E abbiamo dei militari che hanno fatto 10-12 missioni. Il mio aiutante è stato 7 volte con le forze per operazioni speciali in Afghanistan e moltissimi dei nostri militari hanno fatto queste rotazioni mantenendo assolutamente la trasparenza e la serenità per continuare ad operare. Ripeto, da questo abbiamo tratto molti ammaestramenti, abbiamo tratto ammaestramenti anche nell'ambito del procurement dei materiali e dei sistemi d'arma, sulle protezioni, sul controllo del fuoco, sulla capacità di intervenire, sulle esigenze anche operative di disporre di mezzi di lancio a lunga gettata e a preciso controllo al fine di prevenire attacchi alle basi o della disponibilità di mezzi di difesa aerei che possano anche abbattere la bomba di mortaio o razzo che vola e può colpire una base, evidentemente, anche se si tratta di mezzi assolutamente imprecisi, evidentemente abbiamo subito anche delle perdite di questo, anche se il problema principale, la sfida principale di questi anni, che si ripete anche nell'esempio di Iraq, perché sappiamo che nelle operazioni che vengono condotte nelle zone abitate, la presenza degli EED, quindi di queste trappole esplosive, ha raggiunto un livello di sofisticazione
e di esigenza di risposta tecnologica e di addestramento quindi elevatissimo. Devo anche dire che è importante mantenere questa capacità delle forze, perché non si improvvisa. Il livello che hanno raggiunto le nostre forze armate a livello addestrativo, a livello di capacità operativa, non è possesso di moltissimi paesi. Io credo che siano 3 o 4 i paesi che sono in condizione di dispiegare le tipologie o le capacità di forze che dispiegano adesso le forze armate italiane dal punto di vista addestrativo. Questo è merito delle operazioni in Afghanistan, delle operazioni in Iraq, delle operazioni in Somalia, di tutto lo sviluppo operativo e addestrativo, ma evidentemente deve essere conservato mantenendo l'addestramento, mantenendo la capacità delle forze, mantenendo la preparazione. Tutto questo evidentemente richiede anche l'attenzione del Parlamento e l'attenzione del Paese per far sì che i nostri militari possano rischiare la vita, ma se questo succede non sia per carenza di equipaggiamento, per carenza di addestramento. Sono stati fatti però dei passi importanti, quindi su questo ci deve essere anche una nota positiva. Cosa succederà? In questo momento abbiamo, come abbiamo detto, circa 950 militari responsabili ancora della regione ovest, della regional support west, e l'impegno nazionale è stato preso per il 2016. Nel futuro evidentemente le decisioni saranno prese in ambito NATO, in ambito alleanza, in ambito internazionale, e noi sapremo evidentemente seguire questo scopo. L'importante, io credo, che ci si renda conto che l'Afghanistan rimane quello che è, cioè uno dei centri strategici nevralgici della terra, che è ancora una posizione evidentemente di particolare importanza e delicatezza nei rapporti verso il Pakistan, verso il resto del mondo, che è parte di questa sfida internazionale del terrorismo, che certamente dobbiamo mantenere il supporto e fare capire alle forze afghane che dopo tutti questi anni non sono sole e possono contare sull'impegno del nostro paese e della comunità internazionale per la ricostruzione e la stabilità di un paese che non può essere abbandonato nel nostro interesse. Grazie di cuore. Grazie generale Graziano, siamo perfettamente in orario, da bravi militari. Ringrazio il generale Claudio Graziano, Pier Ferdinando Casini, Andrea Manciulli, il ministro Pinotti, che ha avuto la cortesia di raggiungerci questa mattina, proprio perché l'effetto positivo di questo incontro non rimanga limitato a questa sala. Ti aspettano, generale, tutte le televisioni che ti vogliono, sì. Quindi ti pregherei, mi pare che ci sia l'1 e il 2 della RAI che ti pretendono, e quindi sei obbligato a... Ringrazio tutti coloro che sono venuti, io spero che sia stato un incontro interessante, tecnico, abbiamo detto tante cose importanti ma anche tante cose concrete. Vi posso anche dire che questa è la prima iniziativa di Finisterre, che però proseguirà su altri scenari, su altri teatri dove noi come Italia siamo impegnati direttamente, e mi auguro che questo esordio sia stato giudicato positivo da tutti coloro che hanno avuto la cortesia di raggiungerci questa mattina. Grazie ancora.